Schianto frontale tra due auto sulla strada provinciale 45 all'altezza di Falciraga, ferito un 33enne che in curva ha perso il controllo del mezzo. 50 milioni di cantieri entro i prossimi 6 mesi per scuole, sport, messa in sicurezza del territorio e digitalizzazione. Serie Cucchiarini fanno il punto sui progetti e sulle spese di investimento del Comune di Fano grazie ai fondi del PNRR. Il film Pescamare al Masetti di Fano per tutto il periodo natalizio. Due le proiezioni per l'11 dicembre, tra poco in studio il regista pluripremiato Andrea Lodovichetti. Decorazioni e piante in casa, ecco le tendenze per gli addobbi e i regali di Natale, il rosa e il verde azzurro, le tonalità più in voga. Il ponte dell'Immacolata si accende con il Natale che non ti aspetti, debuttano Fossombrone, Cagli e Pergola, lungo weekend per Monbaroccio e Candelara. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano l'incidente che si è verificato oggi intorno alle 13.30 lungo la strada provinciale 45 che collega Fenile a Carignano all'intersezione con via Falciraga. Un 33enne originario della Romania ma residente a Pesaro ha perso il controllo della Fiat Punto sulla quale viaggiava andando a scontrarsi frontalmente con una Citroen C3 che procedeva nel senso di marcia opposto. Il 33enne, rimasto ferito in modo lieve, è stato portato dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce, mentre il 48enne fanese alla guida della Citroen ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e la polizia locale per i rilievi di legge e la viabilità. Infatti il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Disagi alla viabilità anche questa mattina lungo la superstrada Fano Grosseto in direzione Sant'Orso, dove un uomo ha perso il controllo dell'auto, forse a causa dell'aquaplaning, un fenomeno che si verifica quando in caso di velocità sostenuta il veicolo perde aderenza sull'asfalto per un leggero strato di acqua che si frappone tra gli pneumatici e la strada. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi, ma la polizia stradale ha dovuto predisporre l'obbligo di uscita a Fano Sud. Cambiamo argomento e passiamo ai lavori pubblici in corso in fase di esecuzione nel comune di Fano che anche grazie ai fondi del PNRR investirà un totale di 50 milioni di euro entro i prossimi 6 mesi. Il sindaco Massimo Seri promette battaglia per tutelare i comuni non capoluogo spesso esclusi dai finanziamenti. Poco sotto i 50 milioni di euro, di cui 33... 26 progetti in corso per 30 milioni di investimenti, di cui 23 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 7 del Comune di Fano. A tanto ammontano gli investimenti che la Giunta Seri ha messo in campo per nuove opere, riqualificazioni, difesa della costa e di altre zone del territorio e messa in sicurezza di dati e documenti nell'ambito del piano dedicato alla cittadinanza digitale. Ad illustrare i dati questa mattina sono stati il primo cittadino e l'assessore al bilancio Sara Cucchiarini insieme all'ingegner Federico Fabbri. Negli ultimi 6 mesi abbiamo investito in 4 settori soprattutto, 3 milioni e 300 mila euro di investimenti su 2 azioni per lo sport, nello specifico la pista Zengarini. Il secondo settore importante di intervento è quello dell'edilizia scolastica, dove ci sono investimenti per circa 8 milioni di euro con 3 diverse azioni che sono 2 nidi, quello di Girasole in Via della Colonna, il nido di Bellocchi e l'importante secondo stralcio della scuola materna di Cucurano, un'opera che da sola pesa 5 milioni di euro. Il terzo settore di intervento è quello della messa in sicurezza del territorio con 3 diversi progetti che riguardano il rifiorimento delle scogliere, le fognature di Sassonia zona Orti e la sistemazione idrogeologica di Carignano, in un'area diciamo a Carignano. Queste tre importanti opere per 4 milioni di investimenti. Poi l'ultimo settore, importante settore di investimento, è quello della digitalizzazione che porta a un'importante implementazione di hardware, software e sistemi in generale, quindi un passo avanti anche da parte del Comune di Fano con investimenti di 1 milione di euro del PNRR che sono finanziati in questo caso al 100%.
L'assessore è poi intervenuta sui rimborsi della tassa sui rifiuti, concessi ad alcune famiglie che hanno potuto beneficiare degli sgravi in base all'ISEE. Le 3.000 utenze non domestiche hanno già ricevuto rimborso, mentre quelle domestiche solo in parte. L'operazione, assicurato Cucchiarini, si concluderà entro Natale. In conferenza sono stati citati anche altri investimenti, come quelli per la piscina e per la manutenzione straordinaria del torrente Arzilla. Voglio sottolineare che da oggi fino a giugno ci sarà una città in cantiere, perché partiranno 50 milioni di cantieri, quindi vedrete tante, anche qualche disagio, ma quando si fanno opere i disagi finiscono e le opere rimangono. Sono tante risorse che portano a migliorare la qualità della vita, a rendere più bella la città, ma non solo la città, anche i quartieri, e gli interventi sono su più fronti, da quelli delle riqualificazioni, dalle messe in sicurezza, da nuovi servizi, pensate ad esempio alle scuole, quindi un bel risultato ed è anche una bella soddisfazione per noi. Oh, fra l'altro io vorrei ricordare che Fano, non essendo città capoluogo, non ha potuto partecipare ad una serie di opportunità, e questo dal mio punto di vista è una vergogna, sulla quale ho fatto rimostranza e continuerò a farlo, quindi il risultato ha ancora più valore proprio perché lo abbiamo fatto in una situazione di maggiore difficoltà. All'altezza della Porta della Mandria, nella zona del Pincio, nei giorni scorsi è stato scoperto un totem realizzato dal Centro Studi Vitruviani. Il progetto, finanziato dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano, illustra come le mura della città possono essere considerate vitruviane perché rispondono chiaramente ai canoni costruttivi che Vitruvio detta nel suo De Architettura. Sentite. Ah, abbiamo voluto dare un segno del rapporto Fano-Vitruvio e abbiamo voluto trarre dal libro di Vitruvio, dal De Architettura, alcuni passaggi sulla tecnica costruttiva delle mura. Possiamo dire che le mura di Fano sono mura vitruviane o comunque costruite secondo i canoni vitruviani. Cosa dice Vitruvio rispetto al modo di costruire le mura? Dice che le città murate non devono essere quadrate, quindi le mura devono avere un andamento mistilineo, diciamo, no? E difatti, se guardiamo la pianta della città romana di Fano, vediamo che a parte diciamo così, il lato mare, il resto è una sorta di semicirconferenza. Poi Vitruvio dice, ad esempio, quale deve essere la distanza delle mura, delle torri, pardon. Le torri devono essere circolari e non quadrate, spiega perché, la distanza e tutta un'altra serie di indicazioni che noi abbiamo riportato sui pannelli del totem, in modo che il cittadino, il turista, passando da queste parti, leggendo Vitruvio e guardando le mura, possa osservare direttamente questa corrispondenza tra il dettato vitruviano e le mura di Fano. Assessore, è un'installazione importante per tutta la cittadinanza. Sì, assolutamente sì. Un totem, un piccolo totem che però è molto importante perché ci aiuta ad avere occhi che vedono. Le Corbusier, il padre dell'architettura moderna, diceva che troppo spesso abbiamo occhi che non vedono, il che significa che non ci accorgiamo di quello che ci circonda perché siamo abituati a vederlo. Allora, riscoprire le mura per i cittadini e poi scoprirle ex novo per i turisti è molto importante. Oltretutto queste mura hanno un piccolo QR code molto comodo perché ci collega al sito e attraverso il sito del sistema museo di Fano noi possiamo scoprire anche tutta l'area archeologica, il museo della Flaminia, quindi vediamo che è una messa in rete delle conoscenze relative all'età romana, che per noi è fondamentale perché noi siamo la città di Vitruvio, quindi grazie al Centro Studi Vitruviani per questa totem molto importante. Presidente, la BCC è sempre a fianco di queste iniziative? Sì, è una banca presente con tanti soci e non possiamo non ricordare le origini sono qua, sono veramente in questa città, e quindi festeggiare oggi i 111 anni dando anche la possibilità a Fano di avere un totem dove si richiama la storia, il riferimento storico a Roma, Fano romana, è sicuramente per noi una cosa importante.
E al cinema Mazzetti di Fano domenica 11 dicembre verrà proiettato Pescamare, il docufilm di Andrea Lodovichetti e Luca Caprara, che ha fatto incetta di premi e riconoscimenti. Io do il benvenuto al regista Lodovichetti, che ha raggiunto i nostri studi. Buonasera. Buonasera. A 4 anni dalla sua uscita, Pescamare continua a far parlare di sé, a far conoscere anche le tradizioni locali, in particolare quelle della marineria, a tutto il mondo. Ma vi aspettavate questo successo? Onestamente no, eravamo convinti di aver fatto un buon lavoro, quindi l'abbiamo mandato a tutta una serie di festival con la speranza di essere selezionati e dunque visti, ma onestamente un successo così tanto grande no. Ecco, un orgoglio sicuramente per la città di Fano e per l'amministrazione comunale. Le faccio sentire subito le parole che ci ha rilasciato questa mattina l'assessore al turismo Etienne Lucarelli. In questi giorni abbiamo parlato insieme ai ragazzi di Lobeca Film e deciso di rimandare in proiezione a Mazzetti Cinema per tutto il periodo natalizio questo fantastico documentario che è Pescamare, e questa occasione vuole essere un grande ringraziamento ai ragazzi, Andrea Lodovichetti, a tutti coloro che ci hanno lavorato, perché hanno colmato un'aspettativa veramente importante della città. Primo, quello di parlare di tradizione marinara, che nella nostra città è molto forte. Non era facile essere appoggiati da tutti, e veramente tutti coloro che hanno vissuto questi particolari momenti della vita marinara lo hanno visto come un prodotto di grande effetto, di grande sensibilità. E secondo, perché i grandi premi che questo film Pescamare ha vinto in giro per il mondo, i grandi riconoscimenti, hanno fatto veramente una grande promozione della città, ed è proprio il percorso che stiamo facendo anche come amministrazione, perché la valorizzazione di Fano Marinara, delle tradizioni marinare, insomma, abbiamo progetti importanti e questo film proprio è stato un precursore di tutto questo. Quindi veramente tanti complimenti, e l'invito anche da parte dell'amministrazione, insomma, al cinema Mazzetti a godersi questo fantastico docufilm, anche per chi l'ha visto, insomma, è un modo per risognare ancora insieme a tutti i marinai che hanno vissuto la vita in mare. Ecco, anche l'assessore ha parlato di tanti riconoscimenti. Pensate che lo scorso mese è tornato da Los Angeles con 3 premi come miglior film, una menzione speciale della giuria e una selezione ufficiale. Che emozioni avete provato? Beh, è stato bellissimo, perché finché sei in Italia, diciamo, giochi in casa, quindi è più facile che, cioè, abbiamo una sensibilità comune noi italiani. Quando invece ti trovi persone dello Utah o della California o dello stato di New York che si emozionano esattamente per le stesse cose per cui ti emozioni tu, cioè noi e i nostri concittadini, allora lì vuol dire che lì il premio, ogni premio di questo tipo vale il doppio. Ecco, dicevamo che verrà proiettato per tutto il mese di dicembre, sì. Intanto domenica i primi appuntamenti. Sì, domenica 11 al cinema Mazzetti, doppia proiezione ad ingresso libero, 19.30, 21.30. Ci sarà anche una sorpresa al termine? Ce ne saranno due. Due. La prima sorpresa è che verrà offerta una degustazione di sarduncini a scotadet, perché bisogna chiamarli così, cioè sarduncini cotti e mangiati caldi sulle graticole o sulle gradel, bicchiere di vino locale, per entrare subito nell'atmosfera marinara. In più, Nicola Nicoletti, il montatore ufficiale del film, sta in questo momento lavorando ad una piccola sorpresa di cui non dirò mai niente di più di questo, perché vi aspetto domenica 11 al cinema Mazzetti. Ecco, Pescamare è stato un grande lavoro di squadra. Assolutamente, io questo lo dico dall'inizio e continuerò a dirlo. Il segreto del successo di Pescamare, cosa e motivo di grandissimo vanto per me, è che tutta la squadra di Pescamare era formata ovviamente da professionisti, da colleghi, ma tutti fanesi. Quindi non solo abbiamo condiviso la volontà di fare un progetto che raccontasse le nostre radici, ma abbiamo raccontato e rafforzato anche la nostra amicizia. Meglio di così non può essere. Quindi appuntamento domenica al cinema Mazzetti. Non mancate, perché sul grande schermo è tutta un'altra cosa. Grazie per essere stato con noi, Andrea. Grazie e buona serata. E noi andiamo avanti con il telegiornale. Grande festa domenica scorsa al Garden 381 e al centro Iteca di Fano, dove è stato organizzato un evento all'insegna dell'inclusione. Allora vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Cristiana Guerra. Restituire alla città i luoghi che il Comune di Fano ha messo a disposizione per le persone più fragili. È stato questo l'obiettivo raggiunto sabato pomeriggio attraverso la realizzazione di un evento unico e singolare dedicato all'intera famiglia, alla ricerca di un cammino verso uno speciale e magico spirito natalizio.
Si tratta dell'iniziativa Alla ricerca del Natale, svoltasi sabato pomeriggio in un percorso tra il Garden 381 e il centro Itaca di Fano, organizzato dalla cooperativa sociale Nuovi Orizzonti, nata ben 29 anni fa e che ultimamente si è allargata con l'ingresso della cooperativa Crescere, altra realtà fondamentale sul territorio locale, con un nobile scopo: promuovere il reinserimento sociale e lavorativo di persone in condizione di svantaggio. È stato un bel momento di festa perché poi ecco, il tempo è stato clemente e abbiamo potuto vivere veramente l'inclusione sociale. I ragazzi con i loro educatori oggi hanno potuto organizzare questo momento di festa e hanno accolto loro stesse le persone che sono arrivate qua. Tra l'altro oggi è una giornata importante perché è la giornata internazionale della disabilità. È il modo migliore per vivere questo momento, che dovrebbe essere per la promozione del benessere delle persone con disabilità, per la loro inclusione. Modo migliore per viverlo è proprio questo, più che parlarne, è così, un momento di festa per stare insieme. Dalle ore 15 all'interno dei giardini, laboratori, giochi, mappe tematiche per attività creative all'insegna dell'inclusione e della solidarietà hanno fatto trascorrere dei bei momenti ai più piccoli e ai propri familiari. Presenti il sindaco di Fano Massimo Seri, don Francesco Pierpaoli, che ha portato i saluti del vescovo Monsignor Trasarti, l'assessore Tinti e diversi assistenti sociali e responsabili del comune di Fano. Sono importanti queste sinergie che si sono create perché sono realtà di proprietà del comune di Fano, ma che sono appunto messe a disposizione e gestite in un percorso di valorizzazione da parte di enti del terzo settore, cooperative, associazioni, e questo per creare opportunità, percorsi di autonomia per persone più fragili, per promuovere quei percorsi che sono anche di innovazione sociale. È possibile offrire delle opportunità e qui ce ne sono davvero tante, perché sono anche lavori concreti che poi alla fine danno anche una soddisfazione per loro e per le loro famiglie. Il pomeriggio è terminato poi, dopo la benedizione del presepe, con una merenda per tutti i presenti. E torniamo a parlare del Natale, partendo dalle tendenze che riguardano decorazioni e regali. Tra i giovani quest'anno spopolano le piante d'appartamento, mentre il rosa si conferma il colore predominante. Filippo Pucci. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie scatta la corsa ai regali. Tra oggettistica e idee originali, quest'anno ad andare per la maggiore, soprattutto tra i giovani, sono le piante verdi che rendono le abitazioni più gradevoli e accoglienti. Non solo le classiche stelle di Natale, il fiore per eccellenza del periodo natalizio, ma soprattutto le piante particolari. Al di là della classica stella di Natale, che comunque porta sempre gioia in casa, è una pianta originaria del Messico, questo ci tengo a dirlo, perché vuole un ambiente caldo e va tenuta in casa. È una pianta, è un'euforbia, quindi una pianta grassa e va mantenuta con poca acqua, perché queste sono le domande classiche che ci fanno i clienti. Nei giovani invece c'è questa ricerca di piante particolari per creare una casa sempre più green, quindi ricerca di filodendri, mostere particolari, oppure sanseverie, oppure delle ambientazioni nei contenitori di vetro che sono, si chiamano terrari, ed è un microcosmo che viene ammirato in casa e portato in casa. Altre piante sono sempre orchidee, che ci danno una fioritura molto lunga, e poi bonsai, che sono soprattutto il ginseng, che sono innesti che ci portano a questo ambiente tropicale, cioè una cosa, un ambiente diverso da quello che è il nostro ambiente mediterraneo. Mentre per quanto riguarda le decorazioni, quali sono le tendenze di questo Natale? La tendenza quest'anno è quella di inserire colori nuovi come il rosa terracotta, oppure un rosa più baby o un verde azzurro. E poi, come dicevo, non può mancare il Natale tradizionale, che è quello di Babbo Natale, degli orsetti, del trenino, del cavallo ad ondolo, e su questo anche tante idee regalo che possono far felici sia grandi che piccini.
E il Ponte dell'Immacolata si accende con il Natale che non ti aspetti. Debuttano Fossombrone, Cagli e Pergola. Lungo weekend per Monbaroccio e Candelara, dall'8 all'11 dicembre. 4 giorni non stop per vivere l'atmosfera natalizia in un viaggio alla scoperta di mercatini, presepi viventi, officine di Babbi Natale, luminari, migliaia di candele, luci colorate ed enogastronomia della tradizione locale. Nel nostro sito, sulla pagina Facebook di Occhio alla Notizia, troverete il programma completo con le iniziative previste nelle località che fanno parte della grande rete curata dalle Proloco di Pesaro Urbino con più di 2.000 volontari, grazie al sostegno della provincia e della regione Marche. E a Fano continuano le iniziative legate al Natale Più. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il presepe realizzato dai maestri Carrisi con 2 nuove figure a grandezza naturale. Oggi un'importante inaugurazione è quella del presepe, che è cresciuto negli anni sempre di più. Sì, è una soddisfazione poter arricchire questo presepe anno dopo anno. Quest'anno abbiamo costruito 2 figure nuove, una è una lavandaia e l'altro è il fabbro. In più quest'anno c'è una novità che sta nel movimento, e il fabbro in effetti si muove e batte il ferro. Quanto tempo ci è voluto? Ci è voluto più o meno 1 mese e mezzo così. Ovviamente abbiamo cominciato a pensarli già da quest'estate e ognuno nell'associazione svolge il proprio ruolo. Io mi occupo della modellazione e della colorazione. Apriamo il presepe dei maestri carristi, che è un progetto ormai che è nato qualche anno fa, soltanto con le prime figure di Giuseppe, Maria e Gesù Bambino, oggi molto visitate, ma che si sta veramente ampliando. Oggi c'è una bellissima figura di un fabbro in movimento che esprime tutte quelle che sono le potenzialità dei nostri maestri carristi, quelli che è il nostro principale DNA. Ecco, in questo luogo così bello che è il Pincio può veramente diventare un grande attrattore per il Natale della città, e questa è la visione, questo è il progetto che stiamo cercando di attivare. E ringrazio i maestri carristi, l'ente carnevalesca, la Proloco, perché stanno facendo veramente un magnifico lavoro di crescita di questo progetto, che credo che diventerà veramente un progetto identitario. E vi ricordo che da venerdì 9 dicembre fino al 6 gennaio torna Alla Scoperta dei Presepi, il concorso di Fano TV dedicato ai presepisti delle Marche. Già da domani potete inviarci un breve video in orizzontale di circa 20 secondi oppure 3 fotografie all'indirizzo mail presepi@fanotv.it. Meglio se in questi ritratti c'è anche l'autore dell'opera, ed è importante inserire il nome di chi lo ha realizzato e la località. Ed ora apriamo l'album di Fano TV, perché il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, ha fatto visita alla signora Ida Santini, che oggi ha festeggiato i suoi 100 anni insieme ai familiari, al primo cittadino e ai volontari dell'associazione Avuls. Auguri anche da tutto lo staff di Fano TV. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla giornata del biologico, che è stata organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Buona serata a tutti.